Il controllo di gestione rappresenta una disciplina relativamente recente nell'ambito degli studi economico-aziendali. È nata in un contesto profit, nell'ambito delle aziende profit, per rispondere proprio alle esigenze del management nel cercare di guidare, di orientare la propria organizzazione verso obiettivi desiderati, verso la realizzazione della strategia individuata. Ha come obiettivo ultimo quello di cercare di raggiungere un'area di intersezione fra quelli che sono gli obiettivi personali, gli obiettivi delle persone sul posto di lavoro e quelli che sono gli obiettivi aziendali. L'efficienza è data dal rapporto fra le risorse impiegate e l'output ottenuto. Quando noi cominceremo a studiare gli strumenti di cost accounting, vedremo innanzitutto che non ha senso parlare di costi se non si parla di benefici, di risultati. Io dico, quest'anno ho speso il 30% in meno dell'anno scorso, sono efficientissimo, non vuol dire nulla, non significa nulla. Perché se ho mandato via gli utenti soddisfatti, se ho ridotto l'attività, se può essere successo qualsiasi cosa, ha senso se dico quest'anno sono riuscita a spendere il 30%, scusate se banalizzo negli esempi ma per capirci in modo immediato, sono riuscita a spendere il 30% in meno dell'anno scorso garantendo gli stessi standard di qualità e gli stessi servizi allo stesso numero di utenti. Allora così ha senso, quindi l'efficienza è data dal rapporto fra le risorse e gli output ottenuti, i servizi prodotti, i beni o servizi prodotti con quelle risorse. Controllo direzionale, cioè è il controllo a supporto dei dirigenti per assicurare che gli obiettivi vengano raggiunti con un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse.